Franco Casa. Pronto, salve signora, sono della Franco Casa Immobiliare. Mi dica. Senta, lei abita in un condominio plurifamiliare o in un'abitazione singola? No, noi abitiamo noi con i miei figli. Lei con i suoi figli, perfetto. Quanti anni ha, signora, lei? Io, 50. Ah, non questa vocina così simpatica. Senta, cortesemente, le è capitato ultimamente di sentire provenire dalle porte dei vicini o delle abitazioni adiacenti un odore quasi di decomposizione, come di marcio? Sì, veramente hanno chiamato tante volte. Sì, perfetto. Sì, però noi, siccome abbiamo il negozio dei mobili, e qui sotto scendono sempre, vengono sempre anche di sopra. Ci sono anche dei rappresentanti che fanno l'uno e l'altro. Il rappresentante dei mobili e questi oggetti che dite voi. Lei è insegnante di latino, signora? Eh? È insegnante di latino? No, io veramente ho fatto soltanto la prima media. Perché sì, sentivo parlare latino e allora mi sono un po' riconosciuto nei miei studi adolescenziali. No. Senta cortesemente, c'è qualche vicino che non vede da tanto tempo, allora, magari che era un po' malato, che non si vede nei paraggi da un po', la gente si chiede ma dove è finito? Noi abitiamo in periferia e qui siamo tutti parenti. Ah, accidenti. Non c'è qualcuno che magari, insomma, voglio dire, libera l'appartamento. No, veramente. Magari anche per cause innaturali, voglio dire. Sì, no, me ne sono so, c'è qualcuno che è particolarmente ricco e il figlio è intenzionato magari a fare una strage di notte e a chiudere l'appartamento, diciamo, contro l'ire. No, niente di tutto questo. Ma ci sono tutti, siamo tutti parenti, fratelli, sorelli. Anche sorelli, fantastico. E quanto? Quante sorelle? Sì, quanti sorelli siete? Noi cinque. Cinque sorelle? Sì. E quindi siamo tutte parenti, grazie a Dio, stiamo tutte bene. Fantastico. Sì, sì. Sa com'è l'incidente domestico? Ma no! La invito a pensarci, magari a far pensare a qualcuno dei suoi parenti. Se eventualmente ha qualche figlio scapestrato che non si sa di notte cosa possa pensare e impugnare un'ascia, ci faccia sapere qualcosa. Va bene, speriamo di no. Hai in famiglia qualche potenziale omicida? No. Che le sappia? Qualcuno che magari, non so, gode sgozzando gatti, roba del genere? No, siamo tutte belle, lavoratrici, lavoratori e basati. Accidenti, siete i nemici del mercato immobiliare, signora. No, mi dispiace, le auguro tanta fortuna. Anche a lei, signora. Sì. Speriamo di sentirci presto. Buonasera. Salve signora. Sei di famiglia ricca? Soffoca i tuoi nel sonno col gas. E chiamaci. Faremo un prezzaccio per il ritiro delle proprietà.